Certamente cedo il microfono, diciamo, a Massimo Luciani. Io invece vedo di collegarmi con l'email, funziona quella casella, sì, tutto a posto. Sì, Luigi, l'ho provata ieri dopo l'attivazione e funziona. Da quella Ora, casella ora vi provo ho a mandato. collegarmi. Sì. C'è anche Rosa collegata. Vado su Facebook, vediamo un po'. Antonio, ti confermo che c'è la diretta, non so se l'hai vista. Guardando. Aggiorna la pagina, aggiorna la pagina e Quale pagina? No, Facebook. no, 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 sto andando adesso, quindi non l'avevo ancora aperta. Mi chiedono il link, ci sono persone che non hanno Facebook e giustamente vogliono il link. Eccoci. L'avevo ancora aperta. Mi chiedono il link, ci sono persone che non hanno Facebook e giustamente vogliono il link. Vedo che è più che attiva la Però io mi vedo eccoci immobile, casella email. Ora vedo Facebook. sì, ma io mi vedo immobile. Io ti vedo che è mobile invece. Ah, professor. Sì, ma L'hai non su visto? Facebook, professore. Non Ah, penso che lei stia guardando allora. Facebook. Io sto guardando Facebook. No, no, penso di no, infatti. Dico, noi stavamo Mi controllando la chiedono il diretta link, ci Facebook. sono persone che non hanno Antonio, Facebook e guarda, giustamente vogliono prova il a link. Vedo che è più che attiva chiudere e a la. riaprire la tua Però io pagina mi vedo Facebook. Buongiorno, immobile. professore. Buongiorno. Ora vedo Così io Facebook. lo controllo, anche a me Sì, la ma tua io mi vedo email. immobile. Buongiorno, buongiorno, ciao, buona Io ti giornata a vedo tutti. che Sto è vedendo pure io mobile invece. Facebook. Ah, Sono di là un professore. attimo. Sì, ma L'hai non su visto? Facebook, Buongiorno professore. professore, buongiorno a tutti. Non penso lei stia guardando Buongiorno a Facebook. tutti. Io sto guardando Facebook. No, no, penso di no, Buongiorno. infatti. Dico, noi stavamo Buongiorno. controllando la diretta Ciao Facebook, Lina, persone che non Antonio, hanno Facebook. ciao Guarda, Lina, prova vedo a che è più che attiva. chiudere E a Buongiorno a tutti, riaprire la buongiorno tua professore pagina Facebook. Silvestri. Buongiorno, Buongiorno, ciao Lina. professore. Ora E vedo così Facebook. Come io lo stai? controllo, anche a me. Sì, La... insomma, reclusa. Buongiorno, ciao, Che buona vuoi, giornata a come tutti. Sto tutti? vedendo pure io Facebook. Reclusa con Ciao, mio Lina, figlio a un attimo. Bologna, insomma. Buongiorno, professore, È il figlio più buongiorno lontano, è a a Losanna. ah, però Io sto lì guardando forse non lo so, si Facebook. sta No, no, penso meglio. di no. Non tanto, sai, non tanto, hanno Ciao, problemi Lina, anche là. ah sì, guarda, comunque, prova a più vedremo. libertà di Buongiorno, movimento. professore Silvestri, libertà di Buongiorno, movimento, ciao Lina. diritto alla privacy. Io Così poco come fa sono stai? entrata, c'era Mario che faceva lezioni, gli studenti. Reclusa. Buongiorno, professoressa, ma non mi Buongiorno, ero accorta che faceva lezioni con mio figlio a Bologna. C'è il diritto alla privacy. la privacy. Ora ci mettono la zanna, per cui dove andiamo Però siamo sta lì forse non lo controllati. so, si sta Sta lì. No, meglio. purtroppo a me e a te a Non Natale ci fanno tanto, uscire di sai, non casa tanto. qua per Hanno fascio. problemi anche Ah là. sì.
ormai anziani. No, tu no, beh, perché? Quanti anni? Perché, no, perché io ho 66, over 65, anni hanno, eh? Sì, over 65, quindi rientro per l'estate. Buongiorno professoressa, io mi chiedono il link. Io mi appellerò all'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice 75. La tutela della testa. No, 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 poi su WhatsApp come me lo passo. Scusate, approfitto per dire una mail diretta, no, metti direttamente sulla io ho 66. Antonio si è sbloccato over 65, quindi rientro perfettamente. Scusate, la regia mi dice di chiudere i microfoni tutti. Allora chiudo, va bene, poi me lo dai tu Antonio su WhatsApp come me lo passo. Ok, l'ho chiuso. Lina, Lina, una mail. Lina, ho chiuso. Ok, benissimo. Va bene. Antonio si è sbloccato. Scusate, la regia mi dice di chiudere i microfoni tutti. Ok. Va bene, facciamo prove singole. Professor Silvestri, può riattivare il microfono? Solo lei? Facciamo una prova a microfono. Riattivato. Bene, si sente forte e chiaro. Luigi, ci sei? Puoi provare tu adesso? Sì, mi senti? Luigi, non stai un momento fermo. Sto cercando di vedere Facebook. Sì, 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 va bene così. È bloccata però, sei, io lo vedo bloccato. Appena mobile. Io sono appena mobile. Va bene, ristacchiamo i microfoni perché se c'è più di una voce su Facebook non sentono, non capiscono nulla. Quindi dobbiamo stare molto attenti, un microfono alla volta. Va bene. Ristacco il mio microfono? Sì, sì, quando le diamo la parola può intervenire. Chiama Massimo. Ciao Teresa. Teresa. Ciao, buongiorno. Ciao. Ti raccomando il microfono quando puoi di staccarlo perché siamo anche in diretta Facebook, quindi non si, altrimenti no, non si sente. Perfetto, grazie. Peppe. Professore, sì, la vedo online, allora deve dalla barra cioè, davanti a lei disattivare il microfono e il video. Devo disattivare? Sia il microfono che il video. Devo disattivare audio dove c'è scritto disattiva sì, audio. Sì. E... attivo l'audio. Bene.
Bene, c'è anche il professore Luciani. Benissimo. E allora ancora... Pronto? Ecco, sì. Adesso si sente, perfetto. Allora teniamo chiuso tutti i microfoni per piacere, ancora qualche secondo. Video acceso? Sì. Si sente? Sì, ti vedo Antonio. Professor Luciani, buongiorno. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Come a sta? Tutti. Insomma. Un saluto al rettore. Un saluto a Salvatore, al rettore. Ciao Salvatore. Ciao. Come sta Luigi? Buongiorno. Professore Silvestri, buongiorno. Va bene, ma devo chiudere il microfono. Ci sentiamo. Adesso usiamo. Aspettiamo qualche minuto con i telefoni, con i microfoni spenti e diamo l'inizio. Va bene. Diamo l'avvio ai lavori. Buongiorno e benvenuta alla professoressa De Predis. Ciao, come stai? Bene. Buongiorno e benvenuta. Ciao Dario. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Ciao a tutti. Quanti siete? Tanti. Ciao Daria. Ciao Giacomo. Buongiorno a tutti, Alessandro Morelli, sono arrivato ora, buongiorno. Ciao. Buongiorno, ciao. Buongiorno anche da parte mia, sono Giusi Sorrenti. Ciao a tutti anche da parte mia, ciao Alessandro, Giusi. Ciao Luigi, ciao Giusi. Buongiorno. Buongiorno. Vediamoci tutti per salutati, altrimenti non teniamo più. Sì, sì, infatti. Un attimo soltanto, stiamo facendo avere agli studenti il link per la diretta Facebook. E possiamo iniziare. Ciccio, ciao, appena puoi stacca il microfono. Sì, assolutamente. Hai il microfono acceso. Ah, lo stacco pure io. Sì, più che altro perché... Mi dite quando posso parlare. Sì, perché altrimenti si sente il fruscio di fondo. Spengo subito, ma volevo salutare il professor Silvestri. Ciao. Ciao, grazie, benvenuta. Ciao. Benissimo, allora, buongiorno a tutti. E io vi ringrazio per essere intervenuti tutti così numerosi. Prima di dare la parola al magnifico rettore che ci ha tenuto tanto a essere con noi, appunto a dare l'avvio ai nostri lavori,
vorrei dare una comunicazione tecnica. Su Team siamo presenti soltanto alcuni. La gran parte dei, soprattutto gli studenti che seguono i nostri lavori, sono collegati con la diretta, tramite diretta Facebook sul sito del nostro dipartimento. Questo perché abbiamo avuto circa 500 richieste di partecipazione, un numero di gran lunga superiore alla sostenibilità tecnica da parte della piattaforma che si utilizza. Quindi abbiamo dovuto utilizzare questo doppio canale. Do un saluto a tutti gli studenti, a tutti i dottorandi, a tutti i colleghi che sono collegati da tante università italiane. Se mi consentite un saluto particolare alla professoressa Daria De Pretis, giudice costituzionale ormai, che fa parte quasi del nostro gruppo messinese, perché segue e accompagna i nostri lavori molto, molto di frequente. Bene, la parola ora al magnifico rettore, poi mi riservo di aggiungere qualche considerazione sul tema e poi interverrà il professore D'Andrea. Professore Cuzzocrea. Intanto buongiorno a tutti, sono io che ringrazio il professore D'Andrea, il professore Said e il professore Giacomo D'Amico per avermi dato il piacere oggi, seppur in maniera virtuale, avremmo preferito farlo tutti insieme in Aula Magna, partecipare a questo seminario che rappresenta per me un motivo di grande orgoglio. Un rettore orgoglioso di tutta la sua università, e questo non vi è dubbio, ma vi sono all'interno dell'università alcuni settori di grande eccellenza. Non è mai stata piaggeria la mia, ma l'ho sempre detto che il diritto costituzionale rappresenta nel panorama internazionale, non solo nazionale, un'eccellenza. Frutto di grande lavoro, frutto di una capacità di creare scuola con la S maiuscola, e anche questo modo di completare un percorso di studi invitando illustri giudici costituzionali, la professoressa De Petris, il professore Luciani, il nostro caro professore Silvestri, perché è una risorsa, e io se mi permette lo dico pubblicamente, l'altro giorno dopo che ho letto sul giornale una sua intervista l'ho ringraziato non da rettore, non da docente, ma da cittadino e da genitore, perché ogni tanto fare un po' di chiarezza nella confusione dei sistemi informatici e delle cosiddette fake news, probabilmente da illustre giurista quale ha messo il punto in una situazione dove serviva chiarezza. E quindi è per me motivo di grande piacere, spero, anzi sono certo, che la docente aggiunta, così l'ha definita il professor Silvestri e il professore Saitta, la professoressa De Petris, ormai l'abbiamo fatta professoressa d'onore a Messina, la possiamo avere più qua di nuovo, organizzare un evento a Messina quando sarà possibile, quando lo Stato ce lo consentirà, ma dobbiamo veramente essere orgogliosi, professore Silvestri, della nostra scuola di diritto costituzionale, che è una scuola veramente, veramente molto importante, che va potenziata, che deve dare ancora più spazio ai giovani, perché realmente il diritto costituzionale, la nostra Costituzione, è un qualcosa di sacro che non va deturpato a volte da alcune idee dettate anche dal momento, e quindi avere una scuola così forte dà la possibilità a chi come me non è un giurista di ascoltare, di imparare, di poter apprendere al meglio. Quindi gli studenti oggi hanno una possibilità unica di poter ascoltare e quindi come me imparare da illustri giuristi che fanno del diritto costituzionale una parte importante della cultura del nostro paese. Io vi ringrazio, non vi voglio togliere altro tempo, purtroppo non posso seguire tutto il seminario, cosa che avrei fatto con piacere, però spero che Antonio Saitta lo registri, così me lo guardo più tardi, perché realmente è una pagina importante della nostra università. Grazie ancora a tutti. Bene, grazie al magnifico rettore. E allora entriamo nel merito dei nostri lavori. Io devo fare una precisazione preliminare.
questo seminario è nato con una destinazione specifica, che era quella dei nostri studenti. È nato all'interno dei corsi curriculari di diritto costituzionale e lo abbiamo strutturato pensando prevalentemente a loro. E abbiamo invitato i nostri relatori proprio a fare un taglio estremamente, come dire, indirizzato a finalità didattiche, aiutare i nostri studenti a capire meglio quello, diciamo, quali sono le problematiche che stanno venendo in emergenza agli occhi di un costituzionalista per la, appunto per la vicenda del Covid che ci sta interessando tutti. Poi a questa iniziativa hanno aderito decine di colleghi dell'Università di Messina, ma diciamo appunto di tanti altri atenei in giro per l'Italia che sono i benvenuti, ovviamente questo ci riempie d'orgoglio e ci fa piacere, ma il taglio, ripeto, è più che scientifico, è un taglio didattico indirizzato ai ragazzi, ai più giovani. E abbiamo invitato il professore Silvestri e il professore Luciani perché a distanza di quasi poche ore hanno entrambi pubblicato due saggi molto importanti sui quali si è concentrato il dibattito della comunità scientifica dei costituzionalisti su alcune delle problematiche che l'emergenza Covid pone in evidenza. Quindi un invito ho fatto ad personam per due autori che hanno affrontato l'argomento e due autori ovviamente del massimo spessore scientifico. Imbarazzo a presentare il professore Silvestri e soprattutto parlando all'Università di Messina, ma come si dice, lo faccio per dovere di completezza. Il professore Silvestri è allievo del professore Martinez, ha insegnato per tantissimi anni il diritto costituzionale qua a Messina, è stato magnifico rettore del nostro Ateneo, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, giudice e poi presidente della Corte Costituzionale. È stato fino a qualche mese fa il direttore della Scuola Superiore della Magistratura ed è attualmente il presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, cioè l'associazione di tutti i docenti di diritto costituzionale in Italia. Il professor Massimo Luciani è ordinario di istituzioni di diritto pubblico, insegna diritto costituzionale all'Università La Sapienza di Roma, è stato, prima di passare il testimone al professore Silvestri, presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti e fra l'altro è un brillante, oltre che studioso, una produzione estremamente ampia e approfondita, è anche un brillante avvocato che peraltro ha un'esperienza straordinariamente ampia di patrocinio dinanzi alla Corte Costituzionale. I saggi dei due autori hanno alcuni elementi di convergenza nell'analisi del quadro legislativo che si è determinato a seguito dell'emergenza sanitaria, ma anche elementi di divergenza. Ad esempio, convergono entrambi nel dire che l'articolo 78, cioè lo stato di guerra, è inapplicabile nell'attuale congiuntura. Entrambi concludono per l'adeguatezza dell'impianto costituzionale ad affrontare l'emergenza che stiamo vivendo, che c'è poca chiarezza nei rapporti fra centro e periferia, quindi nella distribuzione dei poteri fra governo e regioni. Ed entrambi nel ruolo indefettibile del Parlamento. Ma ci sono anche elementi di divergenza, ad esempio sull'adeguatezza delle fonti che fino ad oggi sono state utilizzate in riferimento al quadro costituzionale, sul ruolo dei decreti legge e anche sulla fonte di legittimazione famigerati e DPCM, cioè decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che stanno normando nel dettaglio la vita di tutti noi. La verità è che l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo pone sotto stress praticamente tutte le categorie di rilievo per un costituzionalista. Tutti i diritti fondamentali
sono compressi e si fatica a trovare un giusto equilibrio fra il diritto alla salute, davvero diritto del singolo, interesse della collettività, e tutti gli altri diritti che stanno soffrendo, dalla libertà personale a quella di circolazione, a quella di al diritto al lavoro, il diritto all'impresa e ancora la tutela della privacy. E le riserve di legge di cui la nostra Costituzione è costellata e sono poste appunto a presidio dei diritti di libertà, i rapporti tra le fonti del diritto, il ruolo del governo, del Parlamento in tema di emergenza, il dibattito che si sta svolgendo fra noi costituzionalisti sulla necessità di riformare la Costituzione o meno per prevedere, se il caso, una condizione di emergenza costituzionale come è previsto in altre costituzioni, e ancora il rapporto tra il principio dell'unità e quello del decentramento. Sono tutti temi importantissimi, ognuno dei quali ovviamente meriterebbe un seminario, anzi un convegno scientifico ad hoc, ma come dire, li squaderniamo all'attenzione di tutto il nostro uditorio e mi fermo qui. Do la parola a Luigi D'Andrea, che insieme a me ha organizzato questo seminario, perché anche lui rivolga un indirizzo di saluto e alcune considerazioni preliminari. Intanto saluto ancora da parte mia a tutti, agli studenti innanzitutto, cui, come ha detto un minuto fa Antonio, questo seminario era in origine destinato soltanto, poi per fortuna, e ne siamo onorati e grati, tanti hanno manifestato interesse, tanti amici, tanti colleghi, per questa iniziativa, e siamo ben felici di ospitarli in questa area telematica a cui siamo costretti dall'emergenza, sulla quale riflettiamo e che ci impone di utilizzare la rete per svolgere il seminario, per incontrarci e per riflettere insieme su questi temi che naturalmente ci intrigano come costituzionalisti, ma anche come cittadini, perché è evidente che questa condizione non è una condizione che possa interessare soltanto, c'ho mia figlia che ha fatto irruzione a proposito di privacy, improvvisamente, che possa interessare soltanto, dicevo, i giuristi, ma riguarda tutti noi cittadini. Io vorrei svolgere qualche breve osservazione preliminare, prima di ascoltare il professore Luciani e il professore Silvestri, che ancora da parte mia ringrazio per aver accettato l'invito a riflettere, a offrire il loro autorevole contributo di riflessione su questi temi. Dicevo, vorrei svolgere qualche breve riflessione su questa categoria che è divenuta centrale nel discorso pubblico e che costituisce, direi, un ossimoro per certi versi, a pensarci un attimo, una categoria del distanziamento sociale alla quale siamo costretti, diciamo così, o vincolati dalle scelte delle nostre autorità. Distanziarsi socialmente, cioè siamo nel contesto di una comunità e la regola è lo stare distanti, laddove invece la comunità evoca la vicinanza, la solidarietà, il frequentarsi, lo stare insieme, il sostenersi e collaborare insieme per lo svolgimento della vita sociale. In realtà qui e ora lo stare lontani è una forma di solidarietà, si manifesta, si presenta anche, quantomeno anche, come una forma di solidarietà. La ragione di questo piccolo paradosso sta nella particolare situazione che stiamo fronteggiando. Il contagio del coronavirus rende, come dire, mette le relazioni umane sotto un duplice segno, estremizza, diciamo, in qualche modo il duplice segno cui sono esposte tutte le relazioni umane. Per un verso gli altri sono il pericolo per noi, perché rischiano di contagiarci, sono il pericolo dal quale dobbiamo stare distanti. Per un altro verso, però, gli altri sono risorsa naturalmente per il fatto che, standoci lontani, impediscono che ci si contagi, che il contagio ci raggiunga, ma molte volte sono anche risorsa per ciò che possono fare per noi. Pensiamo a quanto il personale sanitario
deve fare in favore dei pazienti e perciò stesso è esposto al contagio a conferma di quel duplice segno delle relazioni umane che emerge in questo contesto di emergenza. E se ragioniamo un attimo su questa paradossale condizione con le categorie normali del discorso giuridico a cui siamo abituati da osservatori del diritto, da studiosi del diritto, ci accorgiamo che qui, se guardiamo gli interessi o se guardiamo le forme di protezione degli interessi, cioè le situazioni giuridiche soggettive, emerge un peculiare intreccio. Emerge un peculiare intreccio perché le regole che compongono quell'imponente corpus normativo articolato su vari livelli territoriali, con una difficile compresenza di norme primarie, principi costituzionali, norme secondarie o addirittura atti amministrativi, ma le situazioni giuridiche che stanno dentro questo grande corpus normativo intrecciano in maniera costante profili, diciamo, attivi e profili soggettivi, profili per i quali sono tutelati gli interessi dei titolari della situazione, profili per i quali il comportamento previsto dalla norma è invece in funzione di interessi altrui. Questo intreccio di profili attivi e di profili passivi in realtà è peculiare, ma non è così unico nella nostra esperienza. Spesso in diritti e doveri, situazioni giuridiche attive e situazioni passive sono intrecciate. E io credo che risolvere questa matassa è compito del giurista, e noi siamo chiamati ad un discernimento delle situazioni, delle norme alle quali siamo costretti a guardare in questo contesto difficile, tenendo conto appunto di quanto gli altri sono ad un tempo minaccia per la nostra salute, e qui il distanziamento diventa significativo, ma anche sono risorsa in quanto ci stanno distanti e anche in quanto molte volte però possono anche soccorrerci nel momento della difficoltà per la vita o la salute. Ovviamente la Costituzione non può che essere coinvolta dentro questo gioco di tutela degli interessi, è la grande regola alla quale dobbiamo guardare, ed è proprio sul ruolo del diritto costituzionale in questo contesto di emergenza a questo ruolo che il nostro seminario guarda, il contributo del professore Luciani, al quale, ancora ringraziandolo per essere con noi, cedo la parola, sarà rivolto, e poi ascolteremo le riflessioni del professore Silvestri. Al professore Luciani la parola. Scusate, una comunicazione di servizio prima che comincia a parlare il professore Luciani. Chi volesse fare delle domande, mi rivolgo soprattutto ai nostri studenti, le faccia sulle piattaforme, quindi su Facebook o sulla chat della piattaforma Team, e poi saremo il professore D'Andrea ed io a trasferirle ai relatori. Prego, professore Luciani. Grazie. Noi ci siamo già salutati, ma saluto gli studenti. Sono molto, molto lieto, molto onorato di partecipare a questa discussione con i colleghi messinesi. Tra la scuola messinese e la scuola romana c'è stato e c'è tuttora un legame molto, molto forte. Il professor Martinez ha insegnato a Roma, dopo aver insegnato a Messina, e gli amici messinesi sanno quale rapporto così stretto mi legava a Temistocle Martinez. E forse anche simbolico che oggi sia un giorno importante nella storia del mondo, perché il 21 aprile è il Natale di Roma. L'intervento iniziale di Antonio Saitta ci ha fatto intendere quanto siano complesse le questioni con le quali abbiamo a che fare. I temi da trattare potrebbero essere praticamente infiniti, ma nei 20 minuti che mi sono stati assegnati sarà molto difficile anche semplicemente accennare alle 8 questioni principali che secondo me
vanno identificate in questa vicenda emergenziale. Allora, la prima questione è in che stato ci troviamo, in che condizione ci troviamo. Ci troviamo nella condizione di uno stato di emergenza che è disciplinato nel nostro ordinamento da fonti primarie, ancorché non dalla Costituzione, o ci troviamo in una condizione di stato di eccezione? Credo che mai, come in questi giorni, sia stato con frequenza e anche a sproposito citato il pensiero di Carl Schmitt. Lo dico agli studenti, che avranno parlato con i colleghi nei corsi di istituzione di diritto pubblico e diritto costituzionale. Carl Schmitt, uno dei massimi costituzionalisti del Novecento, pensiero straordinariamente interessante, straordinariamente complesso, ma anche straordinariamente pericoloso, come è noto. Schmitt fu molto compromesso con il nazionalsocialismo. Ebbene, la concezione schmittiana dello stato di eccezione che qualcuno imprudentemente ha richiamato è una concezione che è fondata su una impostazione decisamente autoritaria, per non dire totalitaria, della politica. E la sua idea che sovrano sia chi decida nello stato d'eccezione, una formula ripetuta sino alla noia in questi giorni anche da chi non ha mai letto neanche una riga di Schmitt, questa formula si radica in una teorizzazione che è assai pericoloso abbracciare senza distinguo. In una sua opera famosissima, cioè un suo scritto sulla dittatura, Schmitt richiama una distinzione fatta da Tacito negli Annali tra gli arcana imperi e gli arcana dominazioni. Se ci dice gli arcana imperi sono le cose segrete dei momenti fisiologici di vita degli ordinamenti, gli arcana dominaciones sono invece i segreti che si devono mantenere e gestire nei momenti emergenziali. Ora, Schmitt, appunto, pensiero straordinariamente interessante, è un autore che io amo, ma dal quale bisogna veramente guardarsi. Qui fa un'operazione piuttosto singolare, perché in Tacito questa idea che gli arcana imperi siano lo stato di normalità, gli arcana dominationis dello stato di eccezione, e che quindi nello stato di eccezione sia possibile tenere nascosto ai cittadini qualche cosa, questa idea in Tacito in realtà non c'è. Anche perché Tacito di arcana ne menziona tre, ce n'è un terzo che Schmitt non cita, e sono gli arcana domus. E riferisce di una discussione nella quale Sallustio Crispo suggerisce a Livia di non divulgare gli arcana domus. E qui siamo, lo dico per gli studenti, Annales primo 6, eam condicione messa imperandi ut non aliter ratio constet quam si unire datur, che significa che la logica del potere, secondo questo passaggio tacitiano, la logica del potere è che si deve rendere conto a uno soltanto, perché uno soltanto deve comandare. Ora, sotto l'idea schmittiana dello stato di eccezione c'è esattamente questo, c'è quella del rovesciamento di qualunque meccanismo di decisione democratica con la sua sostituzione con una linea di decisione assolutamente verticale. Tutto deve finire nelle mani di uno, così come era peraltro previsto dalla Costituzione di Weimar, che Schmitt aveva in testa quando pensava alle garanzie della Costituzione, nell'articolo 48 appunto della Reichsverfassung. Quindi parlare di stato di eccezione oggi, secondo me, è non solo sbagliato, ma anche pericoloso. Siamo in uno stato di emergenza. Secondo tema, qui sarò rapidissimo, il rapporto fra politica e tecnica. Siamo in quarantena alcuni e in una condizione di isolamento domiciliare la generalità dei cittadini, e tutto questo si dice sulla base della decisione di alcuni tecnici. Ora, anche questo è puramente e semplicemente non vero, nel senso che i tecnici non decidono alcunché, sono sempre i politici che decidono, è la politica che si deve assumere le sue responsabilità.
E la politica non si può nascondere dietro il dito della tecnica, per la ragione semplicissima che la tecnica dà delle indicazioni, ma poi la decisione spetta alla politica e non può la politica fare finta che siano decisioni obbligate imposte dalla tecnica. Da questo punto di vista mi permetto di segnalare agli studenti un'intervista molto interessante che è stata pubblicata ieri, dovrebbe essere accessibile sul sito della Repubblica, un'intervista a Bruno Tabacci, che è un uomo politico di grande prestigio, già democristiano, della sinistra democristiana, e il quale spiegava come quando egli ebbe incarichi di governo nella regione Lombardia, lo fece assumendosi le sue responsabilità, si faceva dare i suggerimenti dai tecnici, ma mai ha pensato che la politica dovesse essere subordinata alla tecnica. Quindi le norme che noi siamo tenuti a rispettare sono norme suggerite dai tecnici, ma è la politica che si deve fare carico. E quindi rifuggire dal rischio di pensare che tutto ciò che stiamo vivendo sia semplicemente una conseguenza automatica di norme tecniche, è una decisione politica. E terza questione, le fonti e la forma di governo, le fonti del diritto e la forma di governo stanno insieme, ne sono convinto da decenni, ma penso che sia una cosa assolutamente pacifica. Le norme costituzionali sulle fonti del diritto sono esattamente corrispondenti, perfettamente uniche alle norme costituzionali sulla forma di governo. È stato rispettato o non è stato rispettato l'ordine delle fonti? Qui la posizione di Gaetano Silvestri e mia si divarica effettivamente, ha ragione il professor Saitta, mentre il professor Silvestri ritiene che la catena normativa non sia stata esattamente rispettata, per me invece i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri una robusta legittimazione ce l'hanno, ed è una legittimazione duale, diciamo così. Per un verso si radicano nel testo unico della protezione civile, cioè nel decreto legislativo 1 del 2018, e per altro verso nella sequenza dei decreti legge dal numero 6 al numero 19, poi c'è anche il decreto legge 20, siamo arrivati al decreto legge 23 adesso, ma ci interessano soprattutto questi due, che hanno di quei provvedimenti emergenziali previsti dal codice della protezione civile e scelto specificamente la forma del decreto del Presidente del Consiglio. E quarto punto, i rapporti fra Stato e autonomie. Qui sono molto, molto perplesso su quello che sta accadendo. Quello che sta accadendo mi lascia perplesso perché è una Babele, e invece in questa condizione sarebbe assolutamente da mantenere la barra dritta e da avere a disposizione una decisione centrale forte e univoca. Il decreto legge 19, da questo punto di vista, a mio parere, ha dato uno spazio eccessivo tanto alle eccezioni regionali quanto a eventuali provvedimenti dei sindaci dei comuni. Qui resta ferma invece, secondo me, una risalente sentenza della Corte Costituzionale, che non a caso ho scritto, che cortesemente è stato ricordato dai colleghi, cioè la sentenza 307 del 2003, una sentenza fondamentale in cui la Corte ha detto molto chiaramente che il bilanciamento fatto dal legislatore nazionale in questi casi di emergenza è un bilanciamento che deve essere necessariamente rispettato sia in basso che in alto, sia per aumentare le restrizioni, sia per diminuirle dalle regioni e a maggior ragione ovviamente dai provvedimenti comunali. Questo non significa che le regioni debbano essere estromesse. Anche qui la giurisprudenza costituzionale, parlo sotto il controllo di Daria De Pretis ovviamente, e la giurisprudenza costituzionale ci aiuta, perché ci dice che la materia della protezione civile, essendo una materia ancorché trasversale, ma insomma di competenza concorrente, deve trovare
e vedere il coinvolgimento delle regioni. Ma una cosa è il coinvolgimento delle regioni, altra cosa è la rottura dell'unitarietà di una decisione su uno stato di emergenza sanitaria che è necessariamente nazionale. Quinto punto, i diritti di libertà. Qui ovviamente i diritti di libertà sono quelli incisi in modo più evidente. Tutti noi soffriamo della limitazione dei nostri diritti. Va da sé che diciamo chi vi parla, gli studiosi che sono qui presenti, ne soffrono probabilmente di meno, perché chi ha dedicato la propria vita allo studio effettivamente in una condizione di isolamento domiciliare si trova mal partito, perché gli piacerebbe fare anche qualche altra cosa, ma insomma fa una cosa che gli piace moltissimo, cioè legge, studia, e quindi questo, ma per molte altre persone è una condizione veramente difficile da sopportare. Però anche qui vorrei precisare che questi provvedimenti non incidono nella libertà personale, ma incidono semmai nella libertà di circolazione, perché la libertà personale può essere considerata incisa soltanto in due ipotesi. Se si segue una tesi che ha nobilissime ascendenze, secondo la quale c'è limitazione della libertà personale quando c'è uno stigma sociale nei confronti di chi viene toccato dal provvedimento, qui di stigma non ce n'è, perché un poveretto che si prende il virus non ha nessuna responsabilità morale. Se invece si pensa che la libertà personale sia limitata quando c'è l'uso della forza fisica, anche qui non abbiamo gli estremi per poter dire che sia limitata la libertà personale. Più complessa è la questione del sesto punto, della limitazione dei diritti economici e sociali. Se la limitazione dei diritti di libertà è assolutamente evidente, tutti quanti ne sono perfettamente consapevoli e avvertiti, meno evidente è la limitazione dei diritti economici e sociali, perché qui invece si annida un rischio estremamente insidioso della attuale situazione emergenziale, perché come sappiamo tutti quello che stiamo vivendo è un momento in cui si determinerà un pregiudizio per la situazione economica del paese ancora difficilmente quantificabile. Alcuni giorni all'inizio della crisi si parlava di 500-600 miliardi, probabilmente saremo molto al di là, arriveremo a 1000, ma insomma sono tutte cifre che poi fra l'altro sono talmente elevate che francamente fanno girare la testa. In questa condizione noi corriamo il rischio concreto che molte attività chiudono, che molti perdano il posto di lavoro, ed è già successo, e alcuni provvedimenti adottati in questo periodo, i famosi 600 euro per esempio, mi sembrano francamente insufficienti. Gli ultimi due temi, le prospettive. Prospettive ordinamentali, cambiare o non cambiare la Costituzione? La Costituzione ha retto o non ha retto? Ci serve introdurre una previsione specifica sullo stato di emergenza o di eccezione? Perché anche qui poi i termini, per esempio in Francia si parla di état d'exception, ma qui eccezione sta per emergenza, devo dire la verità, non sta nel senso schmittiano del termine. Recentemente, anzi proprio oggi o ieri o oggi, nella sua newsletter molto frequente, Jean-Philippe Derosier, un giovane e brillante studioso francese che però credo sia accessibile anche dagli studenti, si chiama La Constitution décodée, questo blog di Jean-Philippe Derosier, metteva in luce le difficoltà che ha avuto la Costituzione francese a reggere di fronte a questa emergenza sanitaria e proponeva metteva in luce la possibilità di una revisione costituzionale. Devo dire che la risposta dell'ordinamento francese, come risulta anche dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato francese, è stata molto meno soddisfacente della risposta dell'ordinamento italiano, ivi compresa la giurisprudenza del nostro giudice amministrativo. E quindi può anche darsi che in Francia le cose debbano andare diversamente, ma in Italia io sarei molto, molto scettico sul mettere mano alla Costituzione, anche perché devo dire la verità, tutte le volte che ci si è messa mano negli ultimi anni, francamente non è che si siano prodotti risultati di straordinaria eccellenza. Prospettive, infine, prospettive più
più generali, prospettive sociali, diciamo, prospettive dell'assetto del nostro vivere civile. Qui davvero non si sa che cosa dire, perché abbiamo di fronte una vera e propria sfida. Noi potremmo andare alla catastrofe dei rapporti sociali. E quel distanziamento sociale di cui parlava prima D'Andrea potrebbe essere molto poco sociale e assai distanziamento, oppure potremmo andare verso approdi molto diversi, verso la comprensione, e ve lo dice chi certamente, diciamo, lavora un numero di ore eccessivo, probabilmente, verso la comprensione che i ritmi di lavoro debbono essere rallentati. I ritmi di lavoro degli anni 70 non sono i ritmi di lavoro di adesso, non c'è nessun paragone, e che debba essere riscoperta la solidarietà sociale, che si debba capire il bene dello stare assieme, che lo sfrenato individualismo che dalla fine degli anni 80 è stato predicato come il modello da seguire sia temperato, e che si ritorni ad una visione razionale dei rapporti tra gli esseri umani. In questo però sarà necessario anche l'apporto della politica, e qui è centrale la questione dell'Unione Europea, e concludo su questo: si dovrà uscire dall'equivoco nel quale ci troviamo ormai da troppi anni. Insisto su una cosa che dico sempre: non è immaginabile che possa stare in piedi una costruzione come questa, e cioè una costruzione con moneta unica e debiti plurimi. Questo non può accadere. Non può accadere che non ci sia una fiscalità comune, non può accadere che paesi europei siano anche dei paradisi fiscali. Il debito si governa con la moneta. Se la moneta è unica, la socializzazione del debito è la prospettiva verso la quale ci dobbiamo avviare. Mi rendo conto che è un discorso che non piace ai paesi del nord Europa, ma se l'Europa deve avere un senso, se deve essere quella comunità solidale che tutti quanti noi sogniamo, io penso che questa debba essere la prospettiva. Ho finito. Va bene, allora la parola al professore Silvestri. Ancora buongiorno a tutti, e in particolare ai nostri ospiti, alla cara collega e amica Daria De Pretis, che ci ha voluto fare l'onore di partecipare al nostro dibattito, e al caro amico e collega, nonché former president dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Massimo Luciani. Questo dibattito riporta di attualità, e quindi rimette in piedi una discussione antica, che è la discussione sullo stato di necessità come fonte del diritto o come supporto legittimante di determinati provvedimenti eccezionali. Non voglio andare molto indietro nel tempo, ma mi piace ricordare che questo dibattito ha avuto un impulso molto importante proprio in occasione, ahimè, del disastroso terremoto del 1908 di Messina e Reggio Calabria, che diede occasione ad uno scritto famoso di Santi Romano, in cui, in polemica con il costituzionalismo liberale di provenienza inglese, di origine inglese, che imperava fino a quel momento, affermò senza mezzi termini, recependo in questo in modo sostanziale la dottrina tedesca della seconda metà del XIX secolo, che è la necessità è fonte del diritto. E in questo suo famoso scritto sul terremoto di Messina, Santi Romano citava in senso polemico un giurista liberale della vecchia scuola, che invece sosteneva la tesi tradizionale, cioè che le ordinanze di necessità fossero al di fuori del recinto giuridico e che solo dopo, a posteriori,
potessero essere sanate con un atto normativo dello Stato, ricordando in questo il famoso Bill of Indemnity, che è proprio del costituzionalismo inglese, e con chi polemizzava proprio con Ettore Lombardo Radice, che era un giurista costituzionalista che teneva la cattedra di diritto costituzionale all'Università di Messina, che invece non si muoveva dall'affermazione che ciò che viene fatto fuori dalle previsioni ordinarie dell'ordinamento giuridico è fatto e non è diritto, e può diventare diritto soltanto in seguito ad una sanatoria successiva. Non vado avanti su questo tema, dico soltanto, e questo mi pare di avere colto anche un consenso del professor Luciani, che la posizione di Santi Romano era una posizione che risentiva del pensiero autoritario della dottrina tedesca della fine del XIX secolo, e in particolare di Jelinek, che vorrei ricordare ancora che l'inconciliabilità delle dottrine di Jelinek e compagni con il costituzionalismo liberale venne affermata in un scritto che forse dovrebbe essere conosciuto di più, di Benedetto Croce, in polemica proprio con lo stesso Jelinek. Perché dico tutto questo? Perché in questi giorni di grande preoccupazione e di grande emergenza in seguito all'epidemia del Covid-19, sentiamo parlare spesso di sospensione delle garanzie costituzionali, di sospensione dei diritti costituzionalmente sanciti. Io ribadisco in questa sede quello che già ho scritto, che non si deve sospendere nulla, perché la Costituzione italiana vigente contiene in sé tutti gli strumenti per poter fronteggiare qualunque emergenza, e che non vi è bisogno di sospendere le garanzie, anzi non si possono e non si devono sospendere le garanzie, perché le garanzie e i diritti non sono un lusso per i tempi facili a cui si rinuncia nei tempi difficili. La radice autoritaria di un pensiero viene fuori nei momenti difficili, viene fuori nei momenti particolarmente complicati. Alla fine quelli che dicono sospendiamo i diritti considerano i diritti non qualcosa di consustanziale allo Stato costituzionale contemporaneo, ma un orpello, un lusso che, se ce lo possiamo permettere, ce lo permettiamo, e se non ce lo possiamo permettere, non ce lo permettiamo. Invece la Costituzione italiana, rispetto alla posizione che dicevo prima di Santi Romano o alla posizione del vecchio costituzionalismo liberale classico, ha assunto una terza posizione, che è quella giusta, che è quella che emerge dall'articolo 77, e cioè che esiste un diritto costituzionale dell'urgenza, e quindi non ha senso porsi il problema della necessità, che è essa stessa fonte del diritto, e nemmeno che ciò che viene legiferato in situazioni di estrema urgenza o in situazioni di emergenza sia fuori dal diritto e debba essere sanato. L'una e l'altra posizione sono state superate dalla Costituzione italiana, che invece, attraverso l'articolo 77, cioè attraverso la possibilità del governo, in casi straordinari di necessità e urgenza, di emanare atti con forza di legge, che poi successivamente verranno convertiti in legge, non sanati, verranno convertiti in legge, faranno parte stabilmente dell'ordinamento giuridico dello Stato. È da qui che dobbiamo partire, dal fatto che il nostro ordinamento ha uno strumento ad hoc per fronteggiare le situazioni di emergenza. È evidente che questo strumento ad hoc dell'atto con forza di legge è collegato poi ad una serie di altri atti normativi di rango secondario, che vanno dai regolamenti, ma anche ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai decreti ministeriali, fino ai decreti, agli atti dei presidenti delle regioni, che sono attuativi di quanto
con l'atto con forza di legge si è stabilito. Io credo che su questa visione di fondo possiamo concordare con l'amico Luciani. Dove non c'è concordanza e nella considerazione che i PCM che si sono succeduti in questa fase dell'emergenza abbiano trovato una doppia legittimazione. Una legittimazione nel decreto legge numero 6 del 2020 ed una seconda legittimazione, o se vogliamo una prima legittimazione, a scelta possiamo chiamare prima o seconda nel decreto legislativo numero 1 del 2018 che recepisce tutta la legislazione sulla protezione civile precedente e in particolare l'articolo 25 di questo decreto legislativo che sarebbe poi il codice della procedura civile. Non entro in particolari altrimenti consumo tutto il tempo a mia disposizione. Faccio solo un'osservazione che se l'articolo 25 del decreto legislativo 1 del 2018 consentisse un'emanazione di tutti quei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che sono stati effettivamente emanati, noi dovremmo arrivare alla conclusione che in vero mi riesce difficile di accettare che da questa norma si apre un universo parallelo di regole che non seguono gli stessi principi che sono quelli dell'universo normativo che si apre, diciamo, sotto l'impero della Costituzione e sotto l'impero dell'articolo 7. Cioè un universo parallelo derogatorio che nasce dalla necessità e dell'urgenza proclamata con lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri. Ora, che lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, come è stato deliberato nel nostro caso, possa prendere le veci dell'articolo 48 della Costituzione di Weimar, io ho qualche dubbio. Tuttavia, il problema è molto più complesso di come lo sto presentando, ma la doppia legittimazione mi crea una inquietudine che si dia al governo la possibilità di scegliere il percorso. Può scegliere un percorso che in qualche modo dribbla il Parlamento, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e affida tutto il controllo di legalità negli stati di emergenza ai giudici comuni, amministrativi o ordinari a seconda delle circostanze, o può scegliere l'altra strada, che è quella invece che porta al controllo del Parlamento, al controllo del Presidente della Repubblica, al controllo della Corte Costituzionale. Quale possibilità ci sono di incrocio fra queste due strade che il governo può scegliere? Oppure si può dire che il governo, qualunque strada scelga, le ha scelte entrambe? Neanche questo si può dire, perché è chiaro che un DPCM non andrà mai in conversione in Parlamento per trasformarsi in legge. Quindi bisognerebbe stare un po' più attenti. Io penso che il decreto legge numero 19 del 2020 in gran parte ha eliminato le problematiche che erano sorte col decreto legge numero 6, che era sostanzialmente una norma in bianco. La Corte Costituzionale in tante sentenze, qualcuna diciamo indegnamente l'ho scritta anch'io, ma le sentenze sappiamo sono dell'intera Corte, il principio di legalità sostanziale non tollera che ci possa essere una mera attribuzione di competenza senza specificazione, anche se in linea generale, dei contenuti e delle finalità degli interventi. Quindi benvenga, è stato benvenuto il decreto legge 19 del 2020, che ha dato contorni più precisi, ancorché in modo piuttosto spericolato, ha tentato di sanare gli effetti degli atti che erano stati compiuti sotto l'impero del precedente decreto legge, ma queste sono technicalities che possiamo in questa sede
in questa sede salutare, ma speriamo che speriamo che in futuro non si verifichi di nuovo la necessità di invocare norme generali e quasi in bianco, come sono sia quelle sulla protezione civile che quel decreto legge, che quel primo decreto legge che ci ha governato per un certo periodo, proprio perché l'incisione dei diritti fondamentali, io lo vorrei affermare con molta nettezza, mi sbaglierò per carità, però ne sono perfettamente convinto, l'incisione dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali può avvenire soltanto con legge. E la Costituzione italiana ha previsto diritto per diritto modalità diverse anche di questa incisione. Pensiamo all'articolo 16 della Costituzione, che ha, diciamo, modalità completamente diverse da quelle dell'articolo 13, ed è giusto che sia così perché sono libertà che hanno natura diversa. Pensiamo ancora all'articolo 19, che ha, diciamo, ancora condizioni e limiti diversi per gli interventi limitativi. Tutto questo non può essere surrogato da norme generiche, da norme meramente attributive di potere. Questo lo vorrei riaffermare. Ma vorrei aggiungere un'altra cosa. In periodi di emergenza come questo, la cosa peggiore che può capitare, purtroppo sta capitando, è la confusione. Di tutto abbiamo bisogno in questo momento, tranne che di conflitti. Tutti sappiamo quanto sono necessari i giudici, a cominciare dalla Corte Costituzionale, ma continuando con i giudici amministrativi, con gli stessi giudici ordinari. Ma l'accensione di un numero illimitato di conflitti che devono essere poi decisi dai giudici, innanzitutto fa sì che aumenti sempre di più quel deprecato governo dei giudici di cui tutti parlano, diciamo, con timore, ma che poi invece diventa inevitabile perché i legislatori non sono capaci di fare norme chiare e non sono capaci nemmeno di orientarsi sulla tipologia delle fonti, che viene considerata, come dire, anche questa, come le garanzie, un orpello, che per i tempi in cui abbiamo tutte le possibilità a disposizione va bene, ma appena le cose diventano drammatiche viene messa da parte. Un motivo, una delle giustificazioni dell'operare extra decreto legge da parte delle autorità governative e del governo in particolar modo è che il procedimento di conversione dei decreti legge in Parlamento è un procedimento lento e che c'è bisogno invece, visto che l'emergenza pone continuamente casi nuovi, pone continuamente esigenze nuove, ha in sé, sprigiona una dinamica continua, difficilmente compatibile con i riti del parlamentare della conversione in legge, e quindi anche perché i regolamenti parlamentari attuali, sia dalla Camera che del Senato, prevedono che per il procedimento di conversione in legge dei decreti legge è necessario e indispensabile il procedimento ordinario. Allora, io osservo che questa previsione del procedimento ordinario come ineludibile e non c'è nel quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, mentre invece c'è nei regolamenti parlamentari. Un Parlamento che volesse non farsi, come dire, scusate l'espressione molto giornalistica, tagliare fuori, potrebbe modificare queste due norme regolamentari prevedendo che su richiesta unanime della conferenza dei capigruppo si possa convertire in legge il decreto legge attraverso il procedimento decentrato per commissioni, che darebbe due possibilità, una maggiore velocità ma anche la possibilità di riunire una commissione, non l'aula, nella sua interezza, e quindi osservare meglio quelle garanzie di distanziamento sociale
di cui parlava prima, Luigi, Luigi D'Andrea. Sono assolutamente convinto che questa mia proposta serve soltanto a mettermi l'anima in pace, perché non ci sarà alcun seguito, in quanto oggi in Italia abbiamo un rapporto maggioranza-opposizione che è un rapporto di prevaricazione e ostruzionismo. La prevaricazione viene fuori, sapete, dai maxi emendamenti, da tutto quello che è successo, ma è dovuto al fatto che l'opposizione non è un'opposizione, diciamo, di cooperazione sostanziale, ancorché di giusta contrapposizione, ma di ostruzionismo e di blocco. Allora, prevaricazione da una parte, blocco dall'altra, non sappiamo se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè se la prevaricazione sia dovuta al fatto che ci sono questi fenomeni, queste prassi di blocco, oppure se il blocco è dovuto al fatto che i governi tendono a prevaricare. Mi astengo da prendere posizione su questo dilemma, ma certamente se il rapporto fra maggioranza e opposizione in Italia non diventa un'eterna sfida di Barletta, per cui alla fine il problema è quello di vedere quante frazioni di punto abbiamo conquistato nei sondaggi, è evidente che qualunque proposta ragionevole di sveltimento dei procedimenti, di chiarezza delle fonti, diventa un pio desiderio non una realtà. Naturalmente assistiamo in questo momento, di fronte a questa difficoltà cui ho accennato un momento addietro, in queste realtà viene fuori sempre che bisogna cambiare la Costituzione. Ormai io mi sono rassegnato da almeno 30 anni, forse di più, visto che ho i capelli bianchi, mi ricordo un periodo anche più lungo. Qualunque guaio succede in Italia, anche se cade un ponte, bisogna cambiare subito la Costituzione, perché la Costituzione ha fatto cadere quel ponte, quindi bisogna fare... La verità è che c'è la nostra... Un politologo costituzionalista francese parlava della nostalgia dell'impotenza, la nostalgia dell'impuissance. Ecco, io direi che qua in Italia c'è la nostalgia della potenza. Cioè c'è la nostalgia di quella reductio ad unum del capo che decide senza ostacoli, per cui ogni volta che succede un guaio la colpa è di quelle pastoie che ci sono nella Costituzione. Pensate che i seggi parlamentari, io direi, scusate la retorica, il sacro seggio parlamentare, che è il punto di rappresentanza della sovranità popolare, non è le poltrone. Allora è giusto, l'ho scritto recentemente, è giusto sottrarre a dei poltronisti il più potere possibile. Vogliamo affidare le nostre libertà, vogliamo affidare la nostra vita, vogliamo affidare la nostra sopravvivenza a gente che sta sprofondata in poltrona e pensa soltanto a percepire indennità. Questo è stato il frutto avvelenato di queste polemiche continue contro la casta, molte giustificatissime. Ma se parliamo del Parlamento e parliamo solo di poltrone e indennità, significa che a noi della forma di governo parlamentare, che della democrazia parlamentare, e consentitemi di dire della democrazia tout court, ci importa poco o niente. Comunque, questo è un discorso che continuerà, e nella breve spazio che forse già ho consumato a mia disposizione non posso continuare. Vorrei un'ulteriore e ultima considerazione fare tra le tante che si possono fare. Se poi ci sarà un secondo giro, dirò qualche altra cosetta. Io vorrei invitare gli studenti, soprattutto non i colleghi, per carità, perché i colleghi per definizione sanno tutto, quindi non mi permetto mai di invitare un collega a leggersi una norma, perché già la sa, anzi la sapeva prima che fosse emanata, quindi non mi azzardo. Ma inviterei gli studenti a leggersi l'articolo 3 di quel buon decreto legge numero 19 del 2020,
che prima dicevo ha rimediato a molti guai commessi dal numero 6, e che è quello intitolato misure urgenti di carattere regionale o infraregionale. Qui c'è, come dire, la matrice del caos. Qui c'è la matrice del caos, perché io, leggetelo ragazzi, dice: nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio, quindi intanto è diritto intertemporale, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo e con efficacia limitata fino a tale momento. Quindi, allora, sentite che dice, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1, tra quelle, quindi prendendo in quell'elenco, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Bene, che cosa abbiamo qui? Abbiamo la fonte di almeno qualche migliaio di cause, dal TAR alla Corte Costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni o altro. Perché? Perché se il diritto intertemporale è dovuto all'aggravarsi di situazioni che ancora la Presidenza del Consiglio non ha preso in considerazione, è evidente che poi, se la Presidenza del Consiglio non è d'accordo, che fine faranno questi decreti? E poi quali sono gli ambiti di competenza delle regioni, quelli che risultano dal 117 della Costituzione e la cosiddetta attrazione in sussidiarietà, dove la mettiamo? Cioè abbiamo una norma che farà la gioia di coloro i quali campano sui conflitti e sulle controversie, il che è pure giusto, darà molto lavoro ai giudici amministrativi, darà molto lavoro marginalmente anche ai giudici ordinari, darà lavoro, qui mi rivolgo alla cara collega De Pretis, darà, credo, lavoro anche alla Corte Costituzionale, se nel frattempo, per la cosa detta fase 2, non si pensa a fare una chiarificazione normativa stabilendo con precisione quali sono gli ambiti regionali, quali sono gli ambiti, qual è l'ambito nazionale, che tipo di rapporto c'è. Senza dimenticare, ultimo richiamo normativo che mi permetto di fare, l'articolo 120 della Costituzione, che dimostra quanto siano state inutili tutte le discussioni che sono state fatte a proposito della reintroduzione del limite dell'interesse nazionale che c'era nella Costituzione prima della novella del 2001, della legge costituzionale numero 3 del 2001, perché nell'ipotesi in cui si verifichino delle frizioni, delle discordanze, delle contraddizioni e dei pericoli che si trasformino in pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, per l'unità, anche per il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, è possibile allo Stato di sostituirsi alle regioni e a tutti gli altri enti locali. Perché se leggete bene l'articolo, la seconda cosa che estraiamo dal 120 è che mai le regioni possono introdurre misure che ostacolino il transito da una regione all'altra o impediscono l'esercizio del diritto al lavoro in tutto il territorio nazionale. Come vedete, nella Costituzione, anche se ho dovuto trascurare molti aspetti, ma nella Costituzione ci sono tutti gli strumenti per poter intervenire. E beh, ci vuole anche, come dire, un po' ricordarsi che c'è questa Costituzione, che, ripeto, non è un lusso per tempi allegri, ma è la ragion d'essere
della nostra convivenza civile. Grazie. Grazie. Grazie al professore Silvestri per questo contributo, grazie anche ancora da parte mia al professore Luciani per la sua riflessione. A questo punto, come nello spirito del seminario, desideriamo raccogliere le osservazioni, le domande, innanzitutto degli studenti che, come abbiamo ribadito sin dall'inizio, sono i primi destinatari di questa attività. E quindi diciamo i più giovani, diciamo così, quindi studenti e dottorandi, dottori di ricerca. Poi naturalmente se altri vorranno prendere la parola possono segnalarcelo nella chat o su Facebook. Io ho già qui una risale da Facebook, una domanda di Francesco Angelone, se non leggo male, dove si dice: quello che è accaduto in Ungheria, che nella UE è entrata quasi per miracolo con la consegna di pieni poteri ad Orban da parte del Parlamento, si può qualificare come un campanello d'allarme per una democrazia dimenticata? Altra domanda che emerge da Facebook di Massimo Di Tonto: se una certa legittimazione, soprattutto dal secondo decreto legge, è vestata, ma i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri non sono frutto di un albero avvelenato o dell'albero avvelenato, come si possono con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sorretti da decreti legge comprimere molte libertà costituzionali in assenza di uno stato d'emergenza, peraltro non disciplinato dalla Costituzione? Un'altra domanda viene da Malosso, Magro Malosso, sempre su Facebook: buongiorno, quali potrebbero essere gli aiuti per i proprietari delle attività appena verrà data la possibilità di ricominciare a lavorare? Ad esempio agevolazioni per il pagamento del suolo pubblico, vista l'impossibilità di sfruttarlo per via dell'obbligo del distanziamento sociale. Sono alcune domande. Ce n'è un'altra che vorrei facesse personalmente il nostro dottorando, al quale dobbiamo anche un contributo notevole sul piano tecnico, lo diciamo pubblicamente, per la realizzazione di tutta questa attività tra Facebook e la piattaforma Team. Giuseppe Donato, mi pare che... no, forse non era lui. Scusa Luigi. Sì, c'è anche una domanda di Giuseppe. Giuseppe, parla tu. Scusa un attimo, sempre da Facebook, Maria Gioffre chiede se il Parlamento non sia stato messo eccessivamente nell'angolo in tutta questa vicenda, e immagino io se invece non avesse potuto avere un ruolo più incisivo rispetto a quello che fino ad oggi ha giocato. Allora, Donato. Naturalmente parliamo uno per volta, resta questo il criterio, altrimenti facciamo fatica davvero a capire. Beppe Donato, prego. Sì, mi sentite? Sì, allora volevo fare una domanda al professore Luciani per quanto riguarda il rapporto tra democrazia e tecnocrazia, vale a dire in questo momento in cui gli strumenti tecnologici, in particolare pensiamo adesso all'app per controllare gli spostamenti, nel momento in cui gli strumenti tecnologici hanno un ruolo così preponderante, possiamo dire davvero che è il potere politico ad assumere l'ultima decisione, o il profilo tecnico ha assunto la prevalenza, ha assunto il ruolo primario sulle scelte politiche? Grazie. Vorrei aggiungere una domanda sempre tramite Facebook, questa è indirizzata al professore Silvestri, da Antonio Crisafulli. Se il professore Silvestri ritenga opportuno modificare la prima parte della Costituzione, come suggerito dal Presidente del Consiglio Conte, e sulla base degli insegnamenti del professore Rodotà,
prevedere il diritto all'accesso ad internet come corollario al diritto all'informazione o come diritto autonomo e di nuova generazione. Poi c'è un intervento del dottore Nasso, non so se è sulla piattaforma, se no la posso veicolare io. Il dottore Nasso vorrebbe chiedere a entrambi se ritengono l'attuale sistema di giustizia costituzionale in grado di sindacare con adeguatezza e tempestività le disposizioni limitative dei diritti fondamentali in congiunture emergenziali e in caso negativo quali correttivi normativi evidentemente riterrebbero opportuni. Poi fra i dottorandi c'era il dottore Francesco Torre che voleva porgere una domanda. Sulla piattaforma, prego Torre. Mi sentite? Sì, sì, vai. Allora, volevo porre la seguente domanda con riferimento al presupposto, chiamiamolo fattuale, quindi della catena normativa dei decreti legge. La cosa che a me sembra strana è che lo stesso governo dichiari esso stesso il presupposto fattuale, cioè lo stato d'emergenza, quando la Costituzione all'articolo 78 nel caso più grave, la guerra, prevede che comunque sia il Parlamento a doverla dichiarare. Quindi secondo me potrebbe essere de iure condendo una opportunità di modificare il testo unico della protezione civile, prevedendo che non sia il governo a far partire la catena normativa, ma sia il Parlamento. Questa è la mia domanda. C'era anche il professore D'Amico, non so se conviene forse adesso. Sì, intanto c'è un'altra domanda, se posso, un'altra domanda su Facebook, da Andrea De Petris, chiede ai relatori se considerano possibile, immagino anche opportuno, attivare l'articolo 120 della Costituzione, quindi centralizzare in capo al governo la gestione della fase 2. Vediamo se sulla piattaforma, naturalmente sulla piattaforma si può anche segnalare sulla chat. Irene Maria Buglisi chiede chiarimenti sul rapporto tra decisione politica e valutazione tecnica. In particolare il problema del rapporto fra politica e tecnica coinvolge quella tra verità e potere. Chi detiene il potere non sempre possiede la verità, scusatemi ma qua si muove, e chi detiene il potere non sempre possiede la verità e chi fornisce i pareri tecnici credendo di esserne portatore non possiede il potere necessario per decidere dandone attuazione. Questo contrasto ordinariamente si risolve grazie all'esercizio della contraddizione che crea il parere negativo e al bilanciamento di interessi in gioco. In uno stato emergenziale, tuttavia, come si concilia la necessità di problematicizzare la decisione rendendola inevitabilmente meno tempestiva con l'urgenza del decidere? Una nostra ex studentessa, sempre grata, bontà sua. Studentessa nostra con profitto, guardi capire, vista la domanda. E poi io avevo altre prenotazioni di colleghi. Vediamo adesso forse qualche collega, Antonio. C'è sì. Giussi. C'è Giussi Sorrenti, la professoressa Sorrenti, Giacomo D'Amico e aveva preannunziato Vincenzo Tondi della Mura. Giacomo, a te. Sì, se volete, non so, se vuole parlare Giussi prima, vuole intervenire Giussi. Vabbè, ormai ci sei tu, vai. Benissimo. Allora, due considerazioni rapidissime. La prima, a entrambi i relatori. Non vi sembra che la vicenda del coronavirus abbia evidenziato un legame sostanzialmente inscindibile che c'è tra tutti i diritti di libertà costituzionalmente garantiti? Perché noi, o meglio, il governo sembra aver focalizzato l'attenzione sulla libertà di circolazione,
Peraltro nel primo decreto non vi era nemmeno menzione del 16, è apparso per la prima volta il 16 nel secondo decreto, quello del 25 marzo che era richiamato poc'anzi. Ma a me pare che davvero sia investito nel suo complesso il sistema costituzionale delle libertà. Penso per tutte a una libertà che è forse poco considerata nei dibattiti, ma la libertà di religione, lo evidenziava Angelo Ligastro in un articolo che è uscito di recente, che anch'essa è stata fortemente compressa da questi provvedimenti. La seconda considerazione che volevo fare invece riguarda il ruolo del Comitato Tecnico Scientifico. Perché è vero quello che diceva il professore Luciani, che la decisione è comunque sempre una decisione politica. Però fra i vari elementi discutibili, opinabili, che ha già individuato il professore Silvestri nella sua relazione, mi pare che non possa essere tralasciato il fatto che questo Comitato Tecnico Scientifico è stato istituito, quindi previsto per la prima volta, non con un atto del governo, ma con una ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020. E successivamente i componenti di questo Comitato Tecnico Scientifico sono stati nominati dallo stesso capo Dipartimento della Protezione Civile. Alcuni sono stati proposti alle regioni, altri direttamente dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, mi pare che ci sia una certa stonatura tra il fatto che questo Comitato Tecnico Scientifico di fatto svolge un ruolo decisivo, comunque fortemente condizionante rispetto all'azione del governo, e la considerazione che poi questo Comitato Tecnico Scientifico appunto è stato istituito e nominato con due ordinanze del capo del Dipartimento della Protezione Civile. Scusate, grazie. Prima della professoressa Sorrenti vorrei riferire una notazione di uno studente che Giuseppe Falcone, che si qualifica anche operatore di polizia, a proposito delle famigerate autocertificazioni, che rileva sono previste dalla legge come diritto e non come un dovere, e poi evidenzia molte controindicazioni. Perché, tra l'altro, nota come l'autocertificazione non sia prevista né dai decreti legge né dai decreti del Presidente del Consiglio, ma solo dai circolari del Ministero dell'Interno. E, ad esempio, in Calabria c'è un vero e proprio conflitto tra Regione e Comune di Reggio Calabria con ordinanze contraddittorie. E Giussi Sorrenti. Non la sento. Allora c'è una. Intanto leggo io una domanda, Antonio, di Cotroneo, Giorgio Cotroneo, che ringrazia il suo dipartimento di giurisprudenza per la preziosa occasione offerta, anche agli ex studenti. Domanda per i professori Luciani e Silvestri. Lui dice che si scusa se è troppo tecnica dal punto di vista processuale. L'estensione generale al processo penale dell'udienza in videoconferenza non rischia di ledere seriamente le garanzie di cui al 111 secondo e terzo comma, con particolare riferimento al contraddittorio e alla necessaria presenza fisica di un imputato e difensore di fronte al giudice? Se c'è Giussi forse può intervenire, no? Allora Vincenzo, Antonio, Vincenzo Tondi. Si sente la voce di Giussi, ma lontanissima. Giussi, non si sente praticamente. No, Giussi, no, proprio un filo di voce. Nel frattempo, Giussi, prova a sistemare meglio il tuo microfono. Ci sono altre domande su internet. La studentessa Valeria Scarcella pone all'evidenza il problema dell'uso della nuova app Immuni e il diritto alla riservatezza. Mentre Simone Mazzeo chiede se il Presidente del Consiglio e i Ministri possono essere chiamati a rispondere penalmente, come alcuni hanno suggerito,
per come hanno gestito l'emergenza, per non aver applicato misure necessarie ed eventualmente essere giustificati dall'articolo 96. Bene, Giussi, prova, fai un'altra prova a microfono per piacere, se no Vincenzo Tondi. No, niente. Allora, Vincenzo Tondi dell'Amore, un nostro sì. Caro amico e collega, prego. Buongiorno, io ringrazio tutti, è veramente un'occasione straordinaria anche per riflettere insieme. Io pochissimi cenni, anche insomma domande, nel senso che la cosa che emerge, si è parlato di emergenza, tutto il discorso sull'emergenza, ma è ovvio che la questione che fa emergere l'emergenza è un'accentuazione della forza coattiva dello Stato. E qui l'abbiamo vista in tutti i modi in questo periodo. Una forza coattiva alla quale tuttavia è corrisposta una incertezza delle situazioni incriminatrici. Ed è qui io credo che sia sorto il cortocircuito più grave, perché ha una forza coattiva molto spesso spietata da parte della polizia, ma da parte del ministero, è corrisposta una incertezza su ciò che è consentito e su ciò che è vietato. Io volevo segnalare che il richiamo ai principi di adeguatezza e proporzionalità compare solamente nel decreto 19, ma nella stessa disciplina successiva al decreto 19, questi principi rimangono come parole vacue. Gli esempi sarebbero tantissimi da fare. Si pensi alle questioni del rientro. È possibile allontanarsi dal luogo di domicilio per motivi di necessità, di salute, eccetera. Non si prevede però se dopo essersi allontanato è consentito il rientro. E su questo ci hanno marciato. Poi dopo, nella situazione di terrore, le forze di polizia hanno agito in modo repressivo e i cittadini ne sono stati ostaggio. Quindi, prima questione, emergenza. L'emergenza comporta la forza coattiva, ma la forza coattiva comporta una adeguatezza e proporzionalità che presuppone una chiarezza normativa. Tutto questo non è avvenuto. Seconda questione, la vicenda della comunicazione. Ora su questo si è detto tanto, sulla comunicazione. Io volevo fare soltanto due riferimenti, perché io sono dell'idea che in tante situazioni si sia realizzata una situazione di procurato allarme. Faccio soltanto due cenni su questo. Il primo cenno, la divulgazione delle bozze dei DPCM. La divulgazione delle bozze dei DPCM, a mio avviso, è illegittima e, a mio avviso, sarebbe stato necessario un intervento repressivo a questo punto. Dico questo perché? Perché quando c'è stato il famoso primo DPCM repressivo, quello del 7-8 marzo, in quella notte il Presidente del Consiglio intervenne senza che fosse ancora chiaro cosa era consentito e cosa era vietato. Ma quella divulgazione comportò dal nord al sud la fuga di moltissime persone, di migliaia di persone, e questo ha comportato l'aumento del contagio. Ora, su tutto questo non c'è stata una posizione di recriminazione o di riconoscimento dell'errore. Guardate che in Puglia, per esempio, ne sono arrivati 9.000 e da questi 9.000 è nato il contagio pugliese, è derivato da quella notte sciagurata. Prima questione. Seconda questione. Le comunicazioni compiute da Conte direttamente su Facebook. Poi su Dagospia si è venuto a sapere che attraverso queste comunicazioni vi è stato un aumento dei like di oltre 1 milione di contatti, e che questo comporta, per chi conosce la propaganda politica, comporta un lucro importante. Tutto questo ha a che fare con cosa? Possibile che il governo abbia potuto fare tutto in forza di cosa? Senza alcun limite. Terza questione, concludo.
Luigi D'Andrea faceva un riferimento molto, molto bello sulla distanza sociale, sulla solidarietà. Io, riprendendo quello, volevo dire una cosa speculare a questo, vale a dire, non è solamente, probabilmente, non è solamente solidarietà, per certi versi è anche partecipazione. La partecipazione dell'articolo 3,2, dove si dice che i cittadini partecipano al bene del paese, in questo caso la partecipazione coincide con un non fare. Questo non fare, questo non fare direbbe Sant'Agostino, è uno stare alla realtà. Quindi rispetto alle carenze dello stare alla realtà, rispetto all'incapacità del governo di stare alla realtà, c'è una società civile che molto spesso è stata alla realtà, sopportando con pazienza e per un senso di comprensione i disagi. E tuttavia, se c'è una partecipazione intesa come non fare, ancora una volta è odioso da parte del governo l'obbligo del pensiero corretto. Io mi riferisco, non so se ne siete a conoscenza, ma c'è un decreto che a me ha sorpreso, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di informazione ed editoria sulle fake. Ma questo è allarmante, perché dice: considerato il pericolo che la diffusione dei contenuti falsi e via dicendo, istituisce una commissione. Ancora una volta ci sono tutte queste commissioni di esperti di cui leggiamo sempre sui giornali. L'unità di monitoraggio svolge le seguenti attività. La prima è quella classificazione dei contenuti falsi, con particolare riguardo a quelli potenzialmente idonei a indebolire le misure di contenimento del contagio, ovvero ad accentuare la difficoltà della gestione emergenziale. Questo è l'articolo 2. A mio avviso questa è una cosa allarmante, perché è giusto che vi sia che la partecipazione possa consistere nel non fare, ma non è possibile che la partecipazione possa consistere nell'agire, nel orientare il pensiero della società, tanto più in una situazione di incertezza tecnica. Chi è il colpevole di questo virus? È stata la Cina, quella città con la fabbrica, Wuhan con la fabbrica? Sì, no, se ne discute in tutto il mondo. È possibile ragionare su questo senza un ulteriore un ulteriore pericolo sull'eventuale repressione del proprio pensiero? Ecco, su tutte queste, all'incertezza, ribadisco e concludo, all'incertezza corrisponde un aumento, all'emergenza corrisponde un aumento del potere coattivo, ma non può corrispondere un'incertezza, perché è nell'incertezza che i diritti vengono lesi e si crea il panico da parte dei destinatari. Grazie a tutti. Grazie a te, Vincenzo. Allora riproviamo con Giusy Sorrenti. Ecco, la mia domanda è questa, se si sente adesso. Sì? Sì, sì, vai. Volevo chiedere se alla luce di tutto quello che è successo riteniamo ancora compatibile con la Costituzione la nomina politica dei dirigenti delle strutture ospedaliere, come oggi prevista dal decreto legislativo numero 171 del 2016. E sappiamo infatti che l'articolo 32 della Costituzione affida alla Repubblica la tutela della salute, non solo come interesse individuale, ma come interesse dell'intera collettività. Allora va da sé che le scelte, le decisioni, ma persino le stesse dichiarazioni dei dirigenti delle strutture ospedaliere pubbliche non debbano poter essere in qualche modo influenzati da logiche di compiacenza partitica, ma devono rispondere alla cura dell'interesse della collettività. E questo deve essere normativamente e legislativamente garantito in qualche modo. E altrimenti si potrebbe innescare un circuito alterato, disfunzionale,
di quel quadro di equilibrio tra valori e beni costituzionali che il professore Silvestri richiamava, ricordando che è già ben delineato in Costituzione in maniera molto specifica e non surrogabile. E a questo proposito basta richiamare l'articolo 16 della Costituzione, che proprio nell'accezione della salute come interesse della collettività menziona la sanità pubblica come uno di quei pochissimi obiettivi che può legittimare la limitazione delle libertà fondamentali e in particolare della libertà di circolazione. Altrimenti, ecco, si può innescare, come dicevo, un circuito disfunzionale nel quadro del bilanciamento tra valori costituzionali, nel senso che scelte dissennate dei dirigenti degli ospedali, perché appunto animate da adiacenze politiche e non dalla cura dell'interesse collettivo, prima generando una situazione di emergenza, mettono a repentaglio la sanità pubblica e in secondo luogo, proprio per la situazione che si è venuta a creare, finiscono necessariamente per poter legittimare le limitazioni di quei diritti fondamentali che è indispensabili per poter ripristinare il bene che è stato messo in pericolo. E finisco ritenendo che a sostegno di questo sospetto di incostituzionalità possa essere annoverata la giurisprudenza costituzionale, cito tra le ultime la sentenza numero 15 del 2017, che afferma la compatibilità con la nostra Costituzione, in particolare con l'articolo 97, delle nomine politiche dei vertici dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, solo quando si tratti di uffici che sono chiamati a collaborare direttamente e strettamente con il governo e non invece quando si tratti di incarichi gestionali, come appunto nel caso di chi gestisce la macchina sanitaria, perché, dice la Corte Costituzionale, altrimenti viene leso quel bene fondamentale che è l'imparzialità della pubblica amministrazione. Grazie. Bene, adesso ha chiesto di fare una domanda la professoressa De Pretis, e siamo ben lieti ovviamente, e poi diamo conto delle ultime domande pervenute su Facebook. Su Facebook abbiamo un diluvio di interventi, tutti molto, molto belli, molto interessanti, insomma, però credo che dobbiamo e chiudere per dare la parola ai nostri relatori per una replica. Tra l'altro su Facebook sono presenti 900 utenti che stanno seguendo in diretta il nostro seminario. Allora, professoressa De Pretis. Antonio, non una domanda, solo un saluto, visto che ci sono, ho partecipato. Intanto vi ringrazio moltissimo, è stato estremamente interessante sentire anche dalla voce degli autori, che pure avevo letto, le considerazioni che sono state fatte e anche le domande. Sono evidente che io non posso entrare e non voglio entrare nel merito delle questioni che sono state trattate, ma almeno una cosa mi sento di dirla e credo che sia una cosa del tutto condivisa da quello che ho sentito, cioè che il fatto che la nostra Costituzione consente di dare risposte per come essa è a questa situazione di emergenza, e ciò sia per quanto riguarda, come dire, l'allocazione dei poteri, è stato ricordato l'articolo 120, ma si potrebbero ricordare anche altre norme e lo stesso principio di sussidiarietà che consente e impone, anzi, di spostare, di allocare il potere nel luogo dove è più giusto che sia per rispondere alla situazione di emergenza. Il sistema dei diritti alla stessa maniera, la possibilità di limitazioni con legge previste nella disciplina dei singoli diritti, ma soprattutto quella cosa che ci è stata insegnata dalla Corte Costituzionale, che i diritti vivono tutti insieme a volte anche conflittualmente, e non è nell'assolutizzazione di un diritto, no, che lo farebbe diventare tiranno, ma nel loro bilanciamento ragionevole, proporzionato sulla base delle conoscenze tecniche,
che va trovata la risposta. Quindi da questo punto di vista la Costituzione è impeccabile. Poi c'è il problema della proporzionalità del bilanciamento. E fammi finire con una considerazione che mi viene stimolata dal quadro che tu, Antonio, hai dietro alle spalle, Magritte, quella cosa sul distanziamento dall'altra parte. Quello è il distanziamento che noi non dobbiamo fare in base alla Costituzione. Quello è il distanziamento paranoico di persone che stanno distanti. Invece vi faccio vedere un altro distanziamento che trovo formidabile. Verso il mio computer, non so se si vede. Comunque è una fantastica foto che trovate su tutti i social e trovate oggi anche, credo, in prima pagina, nel Corriere della Sera. È una manifestazione pubblica di protesta a Tel Aviv contro il governo, ma questo ci interessa poco, ma mi sembra uno straordinario esempio di bilanciamento e di proporzionalità. Qui l'assembramento è consentito nel rispetto delle distanze di 2 metri, quindi tu vedi tutte le persone, questa enorme piazza, che manifestano contro il governo stando alla distanza prescritta. Scusatemi, non posso entrare nel merito di tutte le questioni che sono state poste per l'ovvia ragione che forse qualcuna arriverà anche davanti alla Corte Costituzionale, ma vi ringrazio ancora per avermi consentito di partecipare a questo bellissimo dibattito. Grazie. Grazie a te per l'intervento, per la presenza. Io a questo punto darei la parola ai relatori, quali non so come se la potranno cavare con tutte le decine di suggestioni, di domande che sono state fatte. Ce ne sono tante altre ancora su Facebook, ad esempio su quale possa essere il luogo deputato alla leale collaborazione fra lo Stato e le regioni, e se appare corretto il ruolo dato dal decreto legge 19 al presidente della conferenza Stato-Regioni, se non ci siano le condizioni per un provvedimento di clemenza, un'amnistia o anche un indulto, se molte sono riferite alle ordinanze regionali limitative della libertà di circolazione e soggiorno o altre libertà, altre ancora sull'app preannunziata dal governo e tutti i problemi che pone. Ma credo appunto sia il caso di ascoltare i nostri relatori perché rispondano a tutti questi interrogativi. Allora, il professore Luciani. Ecco, hai detto non so come caveranno, e infatti non ce la caviamo, nel senso che è praticamente impossibile cercare di far fronte a tutti questi interrogativi, sono tantissimi. Io provo veramente telegraficamente a rispondere a quelli che ho annotato. Allora, Andrea De Petris, è possibile attivare l'articolo 120, centralizzare in capo al governo la gestione della fase 2? Beh, allora io insisto su quello che ho detto prima, è assolutamente necessaria una decisione nazionale sui provvedimenti limitativi, ma le regioni non possono essere escluse, perché ce lo dice la Costituzione, anche per come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale. Daria, mi correggerai, ma la giurisprudenza della Corte è sempre stata molto attenta alle esigenze nazionali nell'interpretazione della materia protezione civile, ma non ha mai escluso il necessario coinvolgimento delle regioni. Quindi centralizzazione che cosa vuole significare? Se significa che le misure debbano essere determinate in sede nazionale è una cosa, che le regioni debbano essere escluse è un'altra. Irene Maria Puglisi, rapporto fra decisione politica e tecnica, verità, potere, e qui c'era anche un'altra domanda fatta da Giuseppe Donato sulle questioni tecniche, ma allora qua bisogna tornare ai classici, ecco.
Io tornerei sia a Economia e Società, sia alle due straordinarie conferenze che tenne Max Weber nel 1919, invitato dagli studenti, tra l'altro, bisogna ricordarlo, da studenti universitari, cioè sia Politik als Beruf che Wissenschaft als Beruf, cioè sia la politica come mestiere, come professione, diciamo noi nella traduzione italiana, che la scienza come professione. La politica non si inventa e la scienza nemmeno, non si è scienziati per caso e ahimè non si è neanche politici per caso, o cioè si può diventare politici per caso ma può darsi che non lo si faccia bene. Allora il rapporto tra politica e scienza è il rapporto della guida rispetto a chi deve essere guidato. La scienza guida la politica nel senso che indica le compatibilità, ma poi è la politica che guida la scienza perché è la politica che determina poi le scelte fondamentali. E questo è fatalmente così. E quando la politica dice di essere stata costretta da condizionamenti tecnici, secondo me dice semplicemente il falso. E il dottor Nasso ci chiedeva se c'è un sistema efficiente di sindacato sui provvedimenti emergenziali. E allora non ho capito bene se si riferisse al sindacato della Corte Costituzionale o in generale al sindacato dei giudici comuni. Per quanto riguarda i giudici comuni, la risposta l'abbiamo avuta, ci sono state pronunce sia del giudice amministrativo in sede giurisdizionale che del giudice amministrativo in sede consultiva, a proposito, fra l'altro, dell'annullamento in via straordinaria proprio di un provvedimento del sindaco di Messina. E il giudice amministrativo ha dimostrato di saper rispondere con prontezza. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale, è chiaro che c'è una certa parsimonia da parte della nostra Corte nell'utilizzare i poteri cautelari di cui pure è titolare. Tuttavia è chiaro che in situazioni di emergenza questo potrebbe cambiare evidentemente il quadro. Maria Giuffrè, il Parlamento è stato messo nell'angolo? Beh, insomma, è stato messo nell'angolo. Un po' ci si è messo da solo, nel senso che il Parlamento che abbiamo oggi non è il Parlamento che abbiamo conosciuto, diciamo, il professor Silvestri ed io, ecco, non gli altri, quando eravamo giovani, era un altro Parlamento molto più forte, con una classe politica ben diversa. Però devo dire che il Parlamento almeno ha resistito a una cosa, ha resistito alla tentazione del voto a distanza, che pure è stato proposto da moltissimi costituzionalisti, che sarebbe stato secondo me un'autentica sciagura. Francesco Torre dice che dovrebbe essere il Parlamento a programmare l'emergenza. Però lo stato di emergenza per definizione impedisce la decisione parlamentare. Decisione parlamentare, se è decisione parlamentare, cioè negoziata, meditata, non può essere una decisione parlamentare immediata, non ci si riesce, quindi deve essere il governo sotto controllo del Parlamento, ma anche sotto controllo del giudice, perché io sostengo che la stessa dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e non è un atto politico, ma è sindacabile dal giudice, e in particolare dal giudice amministrativo. Non siamo nella condizione dei pieni poteri, Francesco Angelone richiamava l'Ungheria, l'Italia non è l'Ungheria, assolutamente, non è quello che è accaduto. Poi ce ne sono tantissime, cerco di concentrarmi su alcune. Giacomo D'Amico. Allora, Giacomo ci dice, ma non c'è un legame stretto fra tutti i diritti di libertà, e l'ho già detto Dario De Pretis, certo, tutti i diritti vivono assieme per le ragioni che ha detto Dario, cioè perché effettivamente l'azione di bilanciamento del legislatore tra i diritti, che poi deve essere successivamente controllata dalla Corte Costituzionale, è un'azione necessaria perché nessun diritto prevale sugli altri, non c'è una vertordine, una gerarchia dei valori rigida nel nostro ordinamento, ma anche per ragioni ancora più di fondo. Penso a Capograssi, all'idea di una immagine complessiva dell'uomo, della persona. Erano tanto diversi i costituenti, la sinistra socialista e comunista era molto diversa dallo schieramento democratico cristiano e centrista, però si trovarono tutti d'accordo alla fine nell'idea
che per la Costituzione quello che contava era la persona umana. Avevano un'immagine diversa della persona umana, ma la persona umana, non il singolo individuo comune anonimo statistico, chiamava appunto Capograssi. E poi Giacomo diceva, ma insomma il comitato tecnico scientifico è stato nominato al capo del Dipartimento della Protezione Civile, sì, ma il capo del Dipartimento della Protezione Civile nel codice non è altro che la longa manus del Presidente del Consiglio, e poi del resto chi doveva nominarlo questo comitato? E prima c'è chi ha protestato contro le nomine politiche, che facciamo? La nomina parlamentare? Beh, insomma, stiamo attenti, insomma, dobbiamo essere consapevoli del fatto che occorre garantire pluralismo nella composizione dei comitati tecnico-scientifici, perché ovviamente quelle che si chiamano scienze esatte sono tutto tranne che esatte, per l'appunto, per la ragione semplicissima che ci sono diversità di opinione tra i vari. Poi, vabbè, insomma, devo necessariamente chiudere, dico soltanto due cose sugli interventi / domande di Vincenzo Tondi e di Giusi Sorrenti. Giusi richiamava la questione della nomina politica dei vertici sanitari. Beh, qui la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sin da una risalentissima sentenza nella quale ero io, tra l'altro, ricordo, avvocato, la Corte Costituzionale è ferma nello stabilire il principio che l'imparzialità della pubblica amministrazione impedisce il sistema delle spoglie, il cosiddetto spoils system, cioè il travolgimento, diciamo, dei vertici dell'amministrazione quando cambiano le maggioranze politiche, salvo per, appunto, come diceva giustamente Giusy Sorrenti, per gli uffici di diretta collaborazione con i vertici politici. Quanto a Vincenzo, Vincenzo dice c'è una grande incertezza, è vero, molte previsioni sono confuse, sono imprecise, però devo dire, Vincenzo, che qui è un problema generale, cioè è un problema della qualità normativa che è verticalmente precipitata da qualche anno a questa parte, e la incomprensibilità di alcune norme è ben conosciuta da chi è chiamato spesso e volentieri a dare pareri. Il professor Saitta sa perfettamente che si è in grave difficoltà nel dire a qualcuno cosa deve fare, perché alcune norme sono letteralmente incomprensibili. E poi la comunicazione anticipata delle bozze, sì, ha ragione Vincenzo, lì è stato veramente la comunicazione anticipata è stato un errore. I governi devono parlare con gli atti già adottati e non con gli atti adottandi. E infine la questione delle fake news, ma qui sarei meno scandalizzato di Vincenzo, perché anche esercitano potere coloro che diffondono le fake news. Lo sappiamo perfettamente che le fake news sono state utilizzate anche per ragioni politiche particolarmente penetranti, e quindi contrastare il fenomeno delle fake news non è liberticida, e anzi è a sostegno di una corretta formazione dell'opinione pubblica. Poi si tratta di capire fin dove si arriva, ma vorrei rassicurare Vincenzo, perché l'autorità garante della concorrenza del mercato, cioè l'autorità indipendente che si occupa del settore delle telecomunicazioni, ha istituito un osservatorio sulla disinformazione online che appunto dovrebbe garantire una tutela sufficiente e sottratta alla disponibilità del governo. Mi dispiace per gli altri ai quali non riesco a rispondere, ma francamente altrimenti dovremmo stare qui anche molte altre ore. Grazie. Ecco, posso soltanto aggiungo soltanto una cosa, perché altrimenti il dialogo tra Gaetano Silvestri e me resta monco. E come avete visto, però, i punti di contatto tra il pensiero del professor Silvestri e il mio sono moltissimi. Tutte le premesse dalle quali muoviamo mi sembrano perfettamente coincidenti. Anche la sua osservazione sui guasti
che sono stati determinati da una certa idea della democrazia, recitava la nostalgia de l'impuissance di Duverger, e sono condivisi. Non siamo d'accordo sulla questione più puntuale del fondamento legittimante dei decreti del Presidente del Consiglio, ma mi pare che l'impostazione culturale di fondo sia comune. Grazie davvero. E ovviamente io una la dovevo combinare perché ho pretermesso Stefano Agosta. Non sei stato solo, l'abbiamo fatta insieme. Vabbè, insomma, ho dimenticato di dare la parola a Stefano Agosta che, scusatemi se altero l'ordine delle conclusioni, ma una parola, la parola a Stefano Agosta che aveva una domanda da rivolgere. E mi scuso anche con Massimo che non potrà, che ha già dato... che è già intervenuto, prego. Vabbè, se vuole una battuta, certo, se di vuole, ci mancherebbe altro. Grazie Antonio. Luigi, solo una suggestione al volo, ringraziando ovviamente i relatori per le bellissime relazioni che ho ascoltato. Questa suggestione mi veniva da un articolo che ho letto qualche tempo fa sull'inchiesta, credo che l'autore fosse Andrea Fioravanti, e che mi permetto di, diciamo, di offrire anche alla vostra riflessione. Mi chiedevo, un riferimento a questo articolo, mi chiedevo se questa non fosse anche l'occasione, allargo lievemente l'orizzonte rispetto a quanto è stato detto finora rispetto per esempio all'Unione Europea, se non sia il caso anche di ripensare quelli che sono i nostri attuali rapporti dell'Italia in generale, degli Stati membri con l'Unione Europea, proprio in materia di sanità. Molte volte abbiamo letto sui giornali, abbiamo appreso dai social delle critiche anche furiose, veementi, che sono state rivolte all'Unione Europea nella gestione appunto di questa crisi legata al Covid. Però poi probabilmente riflettendoci meglio, forse l'Unione Europea ha messo in campo tutte quelle che potevano essere le misure, parlo soprattutto sul piano della prevenzione prima e poi del contenimento dopo dal punto di vista sanitario, non parlo ovviamente dal punto di vista economico, perché sappiamo che alla fine i trattati questo concedono, diciamo, all'Unione, non tanto di sostituirsi in materia di sanità alle decisioni dei singoli stati, ma probabilmente di offrire solo un supporto, sappiamo tutti, un supporto, come dire, emergente dal basso, quindi dell'integrazione, diciamo, alla cooperazione tra gli stati membri, e però poi anche dall'alto sono state fornite, diciamo, una serie di linee guida delle quali molte ho appreso appunto nella lettura di questi articoli. Allora probabilmente linee guida peraltro che cercavano in qualche modo di armonizzare le misure diciamo da parte dei singoli stati membri, linee guida che poi sono state anche quotidianamente aggiornate, soprattutto parlo di agenzie nate ad hoc per questo scopo, leggevo di un centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Naturalmente la grande lacuna di queste linee guida è che appunto sono linee guida, cioè non sono vincolanti, e che poi il problema è stato che i singoli stati hanno agito un po' per conto loro, quindi diciamo senza seguire quelle linee. Allora probabilmente anche da questo punto di vista l'esigenza di un bilanciamento tra omogeneità e differenziazione proprio in materia di sanità si sente molto forte. Penso per esempio, ecco, mi ha colpito diciamo il fatto che mancassero dei metodi armonici, diciamo, per contare e definire i decessi da coronavirus, ecco, per dirne una che mi è rimasta impressa. Allora probabilmente con riferimento al fatto che ancora le scelte strategiche di chiudere alcune frontiere, di rispettare le stesse linee guida e poi di stabilire delle strategie di sorveglianza e di campionamento, essendo rimesse alla volontà dei singoli stati, mi chiedo se forse proprio questa occasione drammatica non ci imponga anche di ripensare da questo punto di vista il rapporto fra gli stati membri e l'Unione Europea. Grazie dell'intervento. Grazie Stefano e scusami ancora. Allora la parola al professore Silvestri. Anch'io devo dire, come ha detto Massimo Luciani prima, che mi scuso in partenza di non poter rispondere a tutte le domande che sono state fatte, tutte molto interessanti e tutte molto aderenti a problematiche vive ed attuali.
Quindi cercherò un po' di prendere quelle che è possibile sviluppare in tempi anche abbastanza brevi. Una premessa vorrei fare. In questi giorni leggiamo su tutti i giornali e ascoltiamo dichiarazioni di vario genere che ci dicono che dopo la fine di questa emergenza, di questa epidemia, come tutti speriamo vicina, nulla sarà come prima. E io sono d'accordo con questa affermazione, però bisogna intendersi quale contenuto diamo, perché è un'affermazione assolutamente generica e, in quanto così generica, vagamente apocalittica e quindi inutile. E credo invece che dobbiamo prendere atto che questa epidemia, con la situazione che ha determinato, ha dimostrato i limiti gravi della ideologia iperliberistica e monetaristica che ha prevalso in Europa negli ultimi decenni. Ne dobbiamo prendere atto. Dobbiamo prendere atto che lo Stato sociale, con l'intervento pubblico nell'economia, e quindi quell'economia mista di cui parlavano i nostri padri costituenti, è insostituibile, e che l'entusiasmo iperliberista, globalista, monetarista, lo vogliamo chiamare, ha mostrato la corda proprio in un momento grave, proprio quando i cittadini hanno più bisogno di sentirsi solidali, hanno più bisogno di dare un contenuto concreto a quei principi di solidarietà che vengono sbandierati nei comizi o vengono sbandierati nei salotti televisivi, ma poi non trovano concreta realizzazione. E quindi passo all'altra domanda che è stata fatta, finiremo come l'Ungheria? Giustamente è stato detto, non siamo nella situazione ungherese, ci mancherebbe altro che fossimo nella situazione ungherese. Però attenzione, ci potrebbe essere un'Ungheria nel nostro futuro. Cioè, se non prendiamo atto che emerge in situazioni come questa un pensiero autoritario sotto traccia, che desidera e vagheggia e spera quella reductio ad unum per cui uno solo comanda e tutti i bilanciamenti, tutti i pesi e contrappesi del sistema parlamentare o comunque di un sistema basato sulla divisione dei poteri sono dei meri impacci di cui bisogna liberarsi per adottare decisioni rapide ed efficaci. Se non abbandoniamo questa idea, che è peraltro un'idea sbagliata, perché spesso i regimi autoritari e totalitari sono più inefficienti dei regimi democratici, allora può darsi che ci sia un Orban nel nostro futuro. Del resto, questa nostalgia del capo, lo dicevo prima, serpeggia e viene fuori ampiamente. Noi abbiamo avuto recentemente una distruzione sistematica, parlo recentemente negli ultimi decenni, una distruzione sistematica dei partiti politici cui si sono sostituiti semplicemente i loro leader. Il nostro tende a diventare un sistema di leadership e non un sistema di democrazia partitica. La detestata partitocrazia non esiste più. Quando parliamo di partitocrazia parliamo di defunti, ce la prendiamo con qualcosa che non esiste più. Oggi bisogna andare a vedere invece questa tendenza di capi, capetti, duci, ducetti, che viene fuori anche nel caos dei rapporti fra Stato e Regione, fra Stato e enti locali, in cui tutte le assemblee elettive sembrano annichilite. Mi sembra annichilito il Parlamento, mi sembra annichilito i consigli regionali, mi sembrano annichiliti i consigli comunali e provinciali, non ci sono più. Quindi attenzione a questo, attenzione. Non siamo in Ungheria, ma se non siamo consapevoli della deriva culturale che si sta verificando in Italia, in Ungheria ci possiamo anche arrivare, perché la democrazia
e soprattutto la democrazia parlamentare non è un bene conquistato una volta per tutte e non più tangibile. Certamente il Parlamento è stato messo nell'angolo, si è messo nell'angolo da solo, è anche vero. Perché? Perché il sistema politico ha fatto del Parlamento più una tribuna e un'arena per conquistare consensi nei sondaggi che per adottare decisioni veramente concrete e veramente centrate sugli oggetti. Kelsen diceva che nel Parlamento si raggiungono i compromessi che sono i succedanei delle battaglie. Nelle battaglie militari lasciano a terra morti e feriti, i compromessi parlamentari, frutto di battaglie parlamentari, ci lasciano tutti vivi e possono portare a quella che è la migliore decisione, la decisione per tutti. Mentre prima si scrivevano volumi su volumi contro la democrazia del compromesso, contro la cultura dell'emendamento e tutte le cose che sappiamo, oggi invece lo scontro parlamentare rischia di essere un rito gladiatorio in cui le migliaia di emendamenti che vengono presentati unicamente nella speranza che verranno respinti, in modo che non si porti la responsabilità della norma approvata e nello stesso tempo si possa protestare a gran voce. Se questa è l'arena parlamentare, è comprensibile, non giustificabile, è comprensibile che si tenti di evitare questo rito gladiatorio che si svolge. Tuttavia è sempre una perdita per la democrazia. Allora a questo punto sono le forze politiche, il sistema politico che deve prendere consapevolezza che il Parlamento è il luogo ideale, nel senso che non è semplicemente il luogo materiale, è il luogo ideale in cui si possono elaborare norme che non siano frutto di una decisione unilaterale imposta e in quanto unilaterale imposta ricca di potenzialità di scissione poi nella società. È stato detto, ma si è parlato poco dell'Unione Europea, vediamo l'incidenza che ha l'Europa, l'Unione Europea in queste situazioni. Beh, direi che forse ne ha troppo e troppo poco nello stesso tempo. Troppo perché di fronte a un'opinione pubblica frastornata si tende a ispirare troppa speranza in quello che potrà fare l'Europa e si tende a dare troppe colpe a quello che l'Europa farà o non farà, mentre invece una politica all'interno dell'Unione Europea che tenda a trovare a quel livello quei compromessi che è necessario trovare anche a livello dei parlamenti dovrebbe essere perseguita senza, come dire, rullo di tamburi. Perché se io vado ad una trattativa dicendo vi distruggerò tutti, oppure se dico o si fa come dico io me ne vado, è evidente che la trattativa è fallita in partenza. Ecco, allora dobbiamo trovare dei punti di contatto, però ponendo la questione di fondo, che si deve abbandonare quell'ideologia iperliberista e monetarista che ha caratterizzato finora l'indirizzo politico-economico della stessa Unione Europea. È stato evocato anche il tema del rapporto tra politica e scienza, tra politica e tecnica. Beh, l'aveva ben capito Napoleone, istituendo le grandi école, che sapere e potere devono integrarsi, ma non sono la stessa cosa. E che quindi il politico deve avere una burocrazia colta, informata e tecnicamente attrezzata e che questa burocrazia non può essere fatta solo di scartoffie e non può essere fatta soltanto di cultura giuridica, ma deve essere una burocrazia che si nutre anche della cultura scientifica e che ha questo rapporto continuo, non nell'occasione. A me, scusate, mi fanno un po' sorridere questi comitati di scienziati, di tecnici che vengono istituiti per dire il verbo
in momenti particolarmente difficili. Ci deve essere un travaso continuo della scienza nelle formazioni, nei ranghi della burocrazia, in modo che la burocrazia possa supportare la politica ex informata coscienza, cioè sapendo di che cosa parla. Non è possibile chiamare in soccorso scienziati e tecnici di volta in volta per fargli fare una passerella e poi andare via, provocando ulteriore sconcerto nell'opinione pubblica, perché ancora io mi meraviglio di scoprire che ci sono molte persone, e questo è un difetto anche, carenza della nostra scuola, della nostra università, ci sono molte persone che sono convinte che esistono le scienze esatte. Per cui quando si intervista un biologo, un medico, quello ti deve dire la vera, pura verità. E se c'è un altro che dice un'altra cosa, siccome noi pensiamo che quella sia una scienza esatta, non ammettiamo che le scienze non siano poi così esatte, allora se due scienziati dicono due cose diverse, uno dei due mente. Non c'è niente da fare, non è possibile che ci siano delle sfaccettature diverse di una stessa realtà interpretabile scientificamente in modo diverso. Questo è un privilegio soltanto delle discipline umanistiche. Siamo almeno 50 anni indietro nella elaborazione teorica dei rapporti tra i diversi campi della scienza, ed è per questo che poi vengono formate le commissioncine, eccetera, eccetera, che servono soltanto come legittimazione spettacolare delle decisioni del politico, che non si vuole assumere le responsabilità che si deve assumere. Mentre la scienza avrebbe dovuto travasarlo prima, questo vale per il futuro. La burocrazia non si nutra soltanto di codici e pandette, si nutra di un rapporto continuo con organismi scientifici e assorba veramente quello che viene dagli organismi scientifici. E qui vengo alla domanda di Giussi Sorrenti. È vero, è uno scandalo quotidiano la nomina politica dei dirigenti delle strutture sanitarie. È uno scandalo quotidiano, perché devo sperare che il direttore di una unità sanitaria, di un reparto, sia stato gradito al politico che in quel momento ha avuto quello spicchio di potere, ma abbia pure studiato quando era studente di medicina, altrimenti scappo nella direzione opposta. Cioè ci sono casi gravi. Questo non significa buttare fango sui nostri dirigenti medici, la cui grande maggioranza, nonostante tutto, la cui grande maggioranza è fatta di persone competenti e anche votate al sacrificio di se stesse, come hanno dimostrato nell'ultima epidemia che è ancora in corso. Ma certamente questa cosa deve essere eliminata. Purtroppo non si riesce ad eliminarla nemmeno con i concorsi, perché i concorsi, si sa, sono, come dire, malleabili. E quindi spesso questa cattiva prassi non fa altro che aumentare i processi penali più che aumentare le buone nomine di persone competenti. Un'ultima cosa: da chi sarà governata la fase 2? Io mi auguro che dopo tutto quello che abbiamo detto, se questo non vuole, non noi soltanto oggi in questa occasione, ma che è stato detto in tutte le sedi in cui si sono dibattuti questi problemi, non si ritorni agli errori che sono stati fatti, e quindi si faccia una ripartizione, ci sia un atto normativo che faccia una ripartizione ordinata di competenze con un linguaggio chiaro, in modo che la fase 2 non sia la fase dei conflitti. Cioè non sia la fase in cui il principio supremo non è quello di intervenire nel modo giusto nell'ambito delle proprie competenze, ma sia quello di arrivare per primo per fare vedere che si è bravi. È quello che sta succedendo attualmente. Non sto vagheggiando, non sto
parlando di uno scenario immaginario, fantastico, ma di quello che sta succedendo. Cerco di intervenire per primo per dimostrare a quelli che poi mi dovranno votare che sono bravo, con una legge finalmente chiara, con una legge che stabilisca gli ambiti di competenza, ispirandosi a quello che già c'è nella Costituzione, ma anche aggiungendo, se mi consentite, un po' di ragionevolezza, fatemi usare questo termine che la Corte Costituzionale a volte considera un escamotage, a volte invece giustamente utilizza nella propria giurisprudenza, si evitano gli scontri, si evitano inutili conflitti. Ma questo, lasciatemelo dire, è più una questione politica che una questione giuridica. Non dimentichiamo che alla base delle norme che potranno essere emanate ci sarà sempre la capacità delle forze politiche di mettersi d'accordo per emanarle. Nonostante tutto, io resto abbastanza ottimista. Mi scuso ancora una volta per non avere risposto a tutte le domande che erano tutte interessanti. Devo dire che faremo altri 4-5 seminari, staremo in seduta permanente seminariale fino a quando in blocco chi ha il potere effettivo di decidere ci classificherà fra i chiacchieroni di turno e nessuno ci starà più ad ascoltare. Comunque grazie se mi avete ascoltato. Grazie a tutti, siamo noi che ringraziamo per i contributi davvero belli che abbiamo avuto modo di ascoltare, grazie al professore Luciani, grazie al professore Silvestri per averci dato una lezione così, così alta che certamente sarà utile nelle riflessioni di tutti noi. Speriamo che l'emergenza venga presto superata, credo di interpretare il sentimento di tutti, speriamo anche di imparare la lezione tutti quanti che l'emergenza ci sta consegnando e che è davanti a noi e che richiede il contributo di tutti noi, come cittadini certamente, ma anche come giuristi. E io credo che l'incontro di oggi sia un tassello utile sulla strada di una comprensione di ciò che ci spetta da oggi in avanti, anche a seguito, sulla base dell'esperienza dell'emergenza coronavirus. Grazie a tutti e buona giornata e arrivederci presto e bene. Saluto a tutti e grazie. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Saluti. Ciao. Buon lavoro alla Corte.